ci lasceremo mai. Anche quando voleremo sulle nuvole, saremo come due supereroi dell'amore, che hanno vissuto in sintonia senza mai potersi appartenere. È la storia della nostra vita, ma siamo andati oltre il prestabilito per gli amori paralleli come il nostro, che si desiderano alla follia nel segreto dei loro cuori. Cosa devo dirti ancora, vita mia? Posso dirti solo grazie per aver sopportato questo fardello sulle tue spalle, intriso di lacrime e di sofferenze. Non so se ti consolerà. Buonasera, scusatemi, sono arrivato in questo momento dal mio tour di Siracusa e mi hanno detto che sta parlando per ora in diretta mondiale con appena 120 collegati sulla pagina di Diventerà Bellissima il presidente Musumeci, in presenza di tutto il mondo che ha precettato, che hanno precettato e quasi, non dico ricattato, ma sicuramente hanno fatto pressione, non avete idea, i WhatsApp che i vari deputati hanno mandato anche a dipendenti regionali di qualunque natura per essere presenti a Catania e sentire le stronzate fatte in 4 anni o non fatte dal presidente Musumeci. Una cosa ci tengo a chiarirla, mentre lui è in diretta, io sono in diretta pure, perché è arrivato il momento che quest'uomo si confronti con la realtà. Nello Musumeci proprio ha detto qualche minuto fa che il problema dei rifiuti in Sicilia esiste perché le città di Catania, di Palermo e di Messina non superano il 18%. Stronzo, stronzo, bugiardo, venditore di fumo. Sei politicamente un buffone. E te lo dico, sei politicamente uno stronzo. Perché? Perché i dati che riguardano la città di Messina, e lo sa tutto il mondo, oggi sono di gran lunga superiori a quello che vai dichiarando. Tu non mi puoi continuare a paragonare come Messina alla città di Catania o di Palermo. Noi abbiamo toccato il 59,50% di raccolta differenziata nel mese di settembre. La nostra media già dell'anno 2021 sfiora il 40%. Musumeci, sei politicamente uno stronzo che continui a vendere chiacchiere ai siciliani per nascondere esattamente 4 anni del nulla al cubo, tu e i tuoi sodali. Questo è il ragionamento. Se a Catania la raccolta differenziata è sotto il 15% e se a Palermo è sotto il 15%, è un problema che non mi riguarda, riguarda i sindaci di Catania e i sindaci di Palermo. Ma che tu continui a sporcare i sacrifici che abbiamo fatto a Messina, i sacrifici della gran parte, sta grande maggioranza dei messinesi, io non te lo consento. Ecco perché politicamente ti manda a fanculo e ti invito nuovamente a confrontarti con un sindaco, il sindaco che tu attraverso il tuo uomo di fiducia volevi fare fuori,
volevi politicamente ammazzare nel periodo del Covid, perché quello che è emerso dalle inchieste, lo ricordo sempre, e le intercettazioni che sono state lì riportate anche dai giornali, e che si doveva trovare una soluzione per fare fuori, mettere il bavaglio al sindaco di Messina. Quindi quello che ancora continui a usare come ragionamento, il farete dopo 4 anni, no, ora dovete fare una cosa molto precisa, questo per liberare la nostra terra, ve ne dovete andare a fare in culo dopo 4 anni del nulla cosmico. Ma questo, vedi, è una tua medaglia, ma non ti permetto di continuare a mistificare e a falsificare e a sporcare i nostri sacrifici solo perché non vuoi ammettere che Messina, nonostante una regione sotto il profilo politico delinquenziale, anche sotto il profilo della raccolta dei rifiuti, tu, Musumeci, hai continuato a favorire i privati. Tu e i tuoi compagni di merenda politicamente siete la banda Bassotti che, pur di continuare a favorire i privati nel settore dei rifiuti, non avete realizzato le infrastrutture di secondo livello che avevate avuto finanziati. Tu eri commissario dell'emergenza rifiuti, vergognati. Tu a febbraio 2018, per 18 mesi, sei stato commissario per i rifiuti in Sicilia e non hai fatto nulla. Ecco qual è la verità. E se oggi siamo in questa situazione è perché non hai avuto la capacità neanche di realizzare la 7ª vasca di Bellolampo a Palermo. E ora ti permetti di dire che se la Sicilia è collassata per il sistema dei rifiuti è perché la città di Catania, Palermo e Messina hanno una raccolta differenziata di media del 18%. Ma vergognati, Musumeci, politicamente buffone, mistificatore, e te lo dico qui mentre parli in diretta, e ti invito nuovamente a un confronto, quando vuoi, Musumeci, sul tuo fallimento, su quello che avevi promesso ai siciliani, che sarebbe diventata bellissima questa terra. E invece in questi 5 anni siamo tornati ancora più indietro, grazie alla banda Bassotti, politicamente parlando, di Musumeci e dei suoi sodali. Nello, attendo un tuo cenno. Il confronto dove vuoi, il moderatore sceglielo tu, perché da sindaco non accetto che tu continui a sporcare i nostri sacrifici solo per nascondere il tuo fallimento.